Missione tre punti per il Pescara, che ospita l'Adriatico Cornacchia, il Venezia, ore 19. Una vittoria per restare in scia alle migliori, Palermo, ma anche il Brescia, vittorioso in uno degli anticipi, e per riacciuffare il Lecce, che oggi riposa. Torna tra i pali Vincenzo Fiorillo, alle spalle di una difesa che non subirà cambiamenti, Balzano, Gravion, Scognamiglio e Del Grosso. A centrocampo scalpita Palazzi, che contende una maglia ad un Machin distratto dalle sirene di mercato, Mancuso, Monachello e Marras per il tridente d'attacco. Pillon è certo, per ritrovare i risultati di inizio stagione servirà un Pescara cattivo e soprattutto compatto e umile. È la testa che conta, cioè se tu accorci la squadra, fai le cose di movimento, perché questo è il ragionamento di squadra che faccio io, se tutti insieme ci muoviamo in un certo modo, tu giochi in 20 metri, fai 5-10 metri, tu quando cominci a farne 40, andare 40 a tornare, allora chiaramente dici, ah, ma è stanco sì perché fai 40 e 40. No, ho testa montata, che forse si pensava solo, forse abbiamo giocato un po' in punta di piedi invece di essere più tosti, più cattivi, più determinati, più attenti ai particolari, più attenti su certe situazioni. Se tu prendi tre gol in palla in uscita vuol dire che qualcosa non va, insomma. Il Venezia reduce dall'inopinato rovescio casalingo col Cosenza, uno stop superato a detta del tecnico lagunare Zenga, ben conscio delle qualità del Delfino. Una partita difficile su un campo complicato contro una squadra che gioca molto bene a calcio e che ha delle qualità importanti soprattutto in mezzo al campo. È una squadra che gioca un buon calcio, che fino adesso aveva avuto degli ottimi risultati. Non hanno giocato nell'ultima domenica, quindi hanno riposato e hanno potuto recuperare tanto, soprattutto da un punto di vista psicologico dopo la sconfitta di Verona. E ci aspettiamo una partita tosta. Il mercato è alle porte, si annunciano novità salienti. In casa Pescara è giunta al termine l'esperienza del DS Luca Leone, il quale ha il contratto in scadenza ed ha accettato la proposta della Ternana, squadra di Serie C con velleità di pronto ritorno in cadetteria. Leone è pronto a legarsi con le fere per 2 anni e mezzo e ad orchestrare già questo mercato di gennaio. Questione di ore per l'annuncio. Pescara che peraltro ha messo sul mercato alcuni elementi in scadenza di contratto, non solo Michele Fornasier, mai utilizzato in stagione, ma anche il centravanti Andrea Cocco, che si è spento dopo qualche iniziale fiammata e che per la partita di questa sera non è stato neanche convocato.